è divisa, diciamo, in tre, diciamo, temi principali. Ok. La prima parte rappresenta il teatro, la creatività, delle attività che loro fanno, sempre con ovviamente la collaborazione di, appunto, in questo caso il consorzio, mentre invece qui ci sono delle foto che sono state scattate a Camparada in un centro di seconda accoglienza dove noi abbiamo avuto la fortuna di stare un giorno intero con loro a contatto, quindi abbiamo mangiato con loro, fatto attività e ci hanno loro fatto vedere soprattutto cosa fanno loro nella loro quotidianità. Mentre invece qui c'è la parte della scuola, come loro imparano l'italiano, come alcuni magari possono anche imparare a leggere e scrivere, perché non tutti comunque erano in grado di farlo, mentre invece altri sì, però ovviamente devono imparare la lingua italiana, ma anche e soprattutto come ci si comporta all'interno del nostro paese, perché ci sono comunque usi e costumi diversi. E nulla, poi ci sono 5 video che abbiamo realizzato noi e altri 2 gruppi di ragazzi, con appunto temi differenti che possono essere il lavoro, la religione, la scuola e questi comunque diciamo, che durano 6 minuti. La mostra si può vedere, si può visitare anche se non si fa parte della scuola? Sì, però oggi è l'ultimo Oggi giorno, è di chiusura. abbiamo tenuto aperto per una settimana e oggi appunto è il giorno che chiudiamo, però dovremmo allestirla sul Viate Jack's Filanda di nell'ex Sulbiate. Filanda di Sulbiate più avanti, nei prossimi A mesi, gennaio. a gennaio, però nel senso lì si potrà comunque.